al volo. Già osservando, io in foto più o meno l'avete fatta da qua la fotografia. La mezzogiorno. Allora, il ponte romano ha due fasi. E veniamo giù, c'è un ponte più antico e c'è un ponte di epoca imperiale, che più o meno si sono sovrapposti quando fu fatto poi la Traiana. E la Traiana trasformava l'antica via Minuccia, che era questa, in un tratto praticamente un diverticolo della via Appia classica, portandosi sul mare, facendo di questo ponte l'unico collegamento possibile con la parte, diciamo, della campagna, perché da lì era. Il discorso è questo: io già osservando questa cosa, anche da ignorante, si nota che questi blocchi sono stati realizzati, meno che pulendo non si incontra per esempio quel pezzettino che è stato sagomato, ma sono proprio chiaramente sotto questo muro. Quindi vuol dire che già per questo pezzo viene prima di questo. La strada segue questa sialità fino a un certo punto, quando poi è stata interrotta da questa. Questo vuol dire che questa strada, dal mio punto di vista, però ripeto, andrebbe fatta con molto più raggio e controllare al comune. Stavo dicendo a Damiano, c'è, non ricordo se il fascicolo 46 o 48, ufficio, la sezione lavori pubblici, archivio storico comunale, è un faldone così. Ci sono tutti i lavori fatti ai monumenti, fra questi anche, ovviamente, tutti i lavori fatti anche nell'Ottocento per la manutenzione del monumento. Allora, questo tratto qua, che è al 99,9%, è precedente. Questo è l'allungamento settecentesco, che non è totale, perché se notate a un certo punto c'è una finestrella ad ogiva più giù, che è medievale. Se non è romana, da questo pezzo, è medievale ed è la stradina medievale che portava sul ponte e che seguiva l'antica sialità interna, che poi nel Settecento hanno sicuramente dovuto modificare, costruendo con il progetto di Vanvitelli questo pezzo e i muraglioni scascoscedimenti. Nella veduta querellata del c'è il passaggio sul ponte con questo tratto querellato, che è questo caso che passa proprio su questo pezzo, precedente al distretto di Altrenon, e fa un acquerello bellissimo dove si vede un monumento romano praticamente scarnificato, sì, qua. Il mausoleo. No, è ancora prima, è proprio immediatamente usciti dal ponte. Ci sono due tratturelli, uno che sale e seguiva l'antico tratturo regio, uno che scende, che dovrebbe essere poi in assialità con questo vecchio, praticamente. Quindi a mio avviso, al 99%, siccome queste pietre qui sono state sicuramente sagomate, perché queste sono sagomate e si vede, ma questo interno che avete ritrovato e che va a finire sotto, preesiste. Quindi poi c'è stata la... Poi c'è la realizzazione di un sistema praticamente di sovrastrutture che ha cambiato profondamente la forma proprio del ponte, perché se notate, guardate come fa a taglio questa struttura che è esterna al muro, quindi c'è un qualcosa che è dentro sotto questo muro, c'è un qualcosa che è esterno, sono i vari lavori, però questa parte è settecentesca, sicuro. La parte interna praticamente è un'assialità vecchia che collegava al ponte, perché il ponte si fermava lì prima. Praticamente questi frangiflussi sono stati creati proprio per allungarlo, superare la melma che si formava qua e risolvere il problema, alcuni problemi particolari. Allora, questo per esempio è un arco settecentesco che fu fatto, però c'è un arco ad ogiva, se non ricordo male, da quella parte, dove che risale ai tamponamenti medievali. Quando finalmente sarà pubblicato le carte rotta, che sono state tradotte, sono 6 pagine in latino che ha studiato l'assicuratore Pieva,
saranno pubblicati a breve, le carte Rockstar sconvolgeranno tutto quello che noi sappiamo, perché Rockstar ha visto, camminato, tutto collato, tutto quello che c'era da dire. E ha scritto minuziosamente su questo momento, per cui nella chiesa delle carte Rockstar, che completeranno la rivista della produzione di Canon, sicuramente questa parte è la serialità vecchia, a cui apparteneva la grande produzione, la grande produzione di due, i primi due conti, i primi due magistrati, principale, Corvio Flacco e la manifestazione di prova al Palazzo di Tito, che hanno restaurato a casa, hanno restaurato le accade. Quindi, fanno parte delle mura di comunicazione. Questi, proprio questo braccio così, si vede nel testo. Chiaramente, quando poi con la seconda guerra mondiale, c'è un altro argomento che fa ridere. Allora, le mine famose che vinsero la seconda guerra mondiale per far brillare il ponte, le mine non furono messe qua, le mine furono messe sui frangiflussi, perché gli alleati praticamente, quando arrivarono, ebbero la notizia che il ponte dai tedeschi era stato minato, quindi era impossibile aggirare l'ostacolo, per quanto poi non si capisca in quanto c'era il ponte di Mussolini dall'altro lato. Però il ponte di Mussolini, che è proprio dove c'era il ponte della statale, andava in lontananza, quindi il giro sarebbe stato più lungo con un notevole effetto di tempo, perché anche a Roma erano pesanti, lenti. Che fecero? Fecero brillare i due argini, che si vedono ancora le ruscine, fecero una colata immensa di cemento, nel momento della solidificazione passarono evitando il rischio della mina. Ma per questo tutto ciò è arrivato il rischio di mina. Addirittura da qua passò Ferdinando II nel 59 e ci fu una notizia filtrata che alcuni rivoluzionari liberali avessero minato il ponte, mentre il sovrano invece di arrivare nell'ora precisa fece un enorme rischio portandosi a San Ferdinando e aspettando che i costieri facessero il controllo. Si vede proprio il taglio con l'esplosione e la gettata di cemento per far passare i carri armati, e la cosa bella è che si vedono anche le murature che vanno al taglio verso l'acqua per proteggere dai frangiflussi. Sarebbe bellissimo, ripeto, venire sul ponte con le vedute delle, e lo posso fare pure io perché alcune incisioni ce le ho io, quella stampata del ce l'ho, me l'hanno mandata dal museo, e possiamo vedere insieme la questione del restauro del poi c'era una cartellina che fungeva anche la stazione di posta e di controllo militare. Qua a questo punto preciso iniziava la tassazione pro feudatario di Canossa. Non so se vi ricordate la celebre scena di Massimo Troisi. Chi va là? Un fiorino. Stessa cosa accadeva qua, alla postiera militare che era dall'altro lato, che era il confine naturale dove si pagava la tassazione. Ed entrando qui c'erano parecchi tipi di tassazione, c'era la bagliva, c'era lo ius excrementi. Si pagava in base a quante cacchette facevano le pecore, addirittura. Oppure lo ius fumi, c'erano tante tipologie diverse di tassazione, però comunque il solo passaggio si pagava. Allora, qui c'erano due postiere militari d'accesso e poi si poteva entrare e passare. C'è una tradizione di Strabone che dice che il tratto praticamente del precedente ponte fosse a doppia realtà, pedonabile e carrozzabile. E in effetti quando il fiume scende totalmente, anche qui sotto c'è una pavimentazione notevole con le grappe di bronzo. Ci sono ancora le grappe di bronzo che tengono fermi i dadi praticamente, proprio qua sotto. Quando il fiume va in secca c'è una pavimentazione enorme. E si vede.
no. C'è una pavimentazione a blocchi e non lavare le autovetture. Questa era il pontile ma non ha niente a che vedere. Naturalmente ci vorrebbe, ecco, l'interesse che può smuovere anche un'associazione culturale, però poi ci vuole l'istituzione a cercare dei fondi per recuperare, quantomeno mettere in sesto i blocchi di questi grandi contrapposti. Questi si vedono, sono identici a quelli che stanno nei vari ponti romani, proprio nella Roma città. E qui c'è la cappellina medievale, che era anche al tempo stesso una stazione militare, quello qua, è normale, perché poi l'albero, il mandorlo, crepa. Quindi bisognerebbe comunque togliere tutta questa vegetazione che cresce sulla parte alta. Sandro, vedi come si inizia a vedere la passerella? Sì. Ma questa qua, qui sotto, c'è una pavimentazione incantevole, enorme. In girapendenza. Enorme, con delle grappe di bronzo. De Nittis dipingeva proprio questi tratti, oggi guastati dalla statale, perché il ponte originale, per andare a Canosa devi passare da qua. Mentre il ponte mussoliniano ti portava verso Foggiano, l'interno, eccetera. Quindi questo tratto da qui è veramente intatto del fiume. Infatti vorrei scendere per vedere la passerella da vicino, che è incantevole. Oh, vedete qui, c'è già la suddivisione. Carro, andata e ritorno. Ed era gestito dai militari, cioè erano i militari che dicevano la direzione. Naturalmente era un monocarro affilato che andava verso Canosa, e qui c'era il ritorno del passante e l'andata del passante. Era tutto studiato, tutto qua. E guardate la stialità quanto è bella, cioè la Canosa pittoresca, se voi doveste vedere l'incisione del Sennonia, tutto il lato di sinistra è identico all'incisione del Sennonia. Identico, così come anche un piccolo allaccio a destra e il colle Castello. Dove c'è anche uno studio che sto facendo sull'aspetto grafico, perché il castello fatto dal Sennonin non è lo stesso castello dipinto soli 2 anni prima dal Croix, ha 2 forme diverse, perché nel giro di poco tempo ci furono dei crolli e quindi il castello di 2 anni dopo risultava più decollato, si vedeva molto più il palazzo baronale, mentre quello precedente aveva ancora delle merdarine, delle cose romane. Proprio di questi, proprio questi blocchi. Sono presi con la camera. Però se non lo studiamo. Questo... Allora, vedete la struttura è quadrata qua. Qua c'era una torre. Una torre che militari che controllavano l'ingresso al torre. Sono i lavori fatti nel 500 e 700. Tende a fare così. Questi contrafforti servono a sorreggere in un certo qual modo le spinte dell'arco. E se non ricordo male, ci sono dei blocchi di tufo che hanno anche le date delle statue. Sono ancora conservati. Quando Gigi Garriba dice che del ponte romano sono rimasti solo i piloni, non è che abbia torto. Perché effettivamente di romano sono solo ed esclusivamente i sorvettori. Perché la parte superiore era molto rovinata in epoca medievale, però io vi lascio osservare anche che oltre ai restauri fatti nel 700, questa tecnica muraria
risale ai tempi dei lavori descritti dalle tasse rocca. Infatti ha una tecnica diversa, costruttiva. Poi fu restaurato l'arco con un sistema di centro e qui invece è rimasto intatto l'arco praticamente. Quindi comunque questo va, secondo me, ad impreziosire il valore del mondo, che c'è sia l'aspetto romano, c'è l'aspetto medievale, i lavori cinquecenteschi, i lavori settecenteschi, infatti peraltro è un grande architetto, dal presidente, che fa avanti, questa è una cosa non ufficiale, perché poi comunque a svolgere i lavori con degli ingegneri che utilizzarlo. Ma io sono convinto che anche qui sotto c'è il basolato. Sicuramente, scaviamo qua sotto, c'è l'altro basolato. Sicuramente non preoccuparmela veloce. Ha comprato un quadro di De Nittis dove al 90% il disegno è proprio questo, fatto probabilmente dal fondo. Ma anche l'acqua che noi abbiamo, cioè quella stipente, è probabilmente un'innesto dell'arco centrale, forse. Comunque era pietra fisso, perché noi abbiamo dovuto, non ha mai costruito, siccome si costruiva in materiale, tutto il materiale costruiva in maniera sostenibile, questa è una cosa che io ho costruito all'università. Che materiali ci sono nell'uomo, l'uomo, l'acciuto? Che materiale, per esempio, parlando di laterista, che ha fatto esattamente un utilizzo di giocatore e un paio di movimenti, e la strutturale superiore della studiata, perché erano movimenti interiati. Era un modo per identificare la presenza imperiale, che poi era tutto rivestito in marmo, perché anche l'uso del marmo era volontà imperiale. Le cave di marmo erano degli imperatori, non erano delle varie amministrazioni. Qui sotto ci sono molti blocchi che appartengono al ponte originale, che andrebbero